Accompagnati dal nucleo operativo delle guardie ambientali civili, siamo tornati alla foce del Torrente Candelaro, dove il depuratore di Manfredonia sversa le acque reflue. La situazione è sempre critica. Il Golfo di Manfredonia non trova pace. Giuseppe Marasco, comandante Civilis. Sono anni e anni e anni e anni. Il depuratore di Manfredonia non ha mai funzionato, non funzionerà, tranne se l'acquedotto con urgenza, con tempestività deve costruire quello nuovo. Ma pare che siano stati stanziati dei fondi per il potenziamento del depuratore. Sono palliativi. C'è qualcosa che non quadra, perché il sindaco, che deve tutelare il bene pubblico, la salute pubblica, il primo cittadino, cosa fa? Anziché di venire con me, l'ho invitato, viene a vedere il depuratore. Sì, ma hai fatto le analisi, ma l'ARPA... Chiacchiere politiche! La realtà è questa! La realtà è questa! Il mare, il Golfo di Manfredonia, inquinato! La foce del Candelaro, la più inquinata d'Italia! Sotto accusa il malfunzionamento del depuratore cittadino. Non depura, che scarica, ecco, adesso noi stiamo parlando, ma scarica H24. La soluzione è immediatamente che l'acquedotto pugliese deve iniziare i lavori di costruzione del nuovo depuratore, come hanno fatto San Giovanni Rotondo. Marasco nei giorni scorsi ha incontrato a Foggia il ministro dell'ambiente Sergio Costa, al quale ha prospettato la situazione. Il generale Costa, grandissima persona, con stima e rispetto, ha preso impegno e ha investito altri, il comandante generale della regione Puglia, dei carabinieri forestali. Ne ha parlato con il procuratore, il capo della procura della Repubblica, con il prefetto di Foggia, con altre autorità, chiedendo l'intervento tempestivo, chiedendo gli atti in base a questo schifo che noi abbiamo del depuratore di Manfredonia. Il ministro ha confermato che i depuratori spesso sono la causa dell'inquinamento marino. Su questo aspetto noi abbiamo messo le risorse, però lei sa benissimo che la depurazione, così come la gestione dei depuratori, dipende dalla regione e dai comuni. Io ci metto le risorse, ci metto la disponibilità, però qualcun altro ci deve mettere pure il resto, perché altrimenti a ognuno il suo, come si suol dire. L'oasi è a tabelle, per fare il zoom che all'ispettore pure prende.